abbiamo incontrato stasera, che certamente Sant'Antonio benedirà, e anche domani che passerà per le strade, fate ritrovare i bambini, l'orario buono, quindi passate Sant'Antonio, benedirà tutte le nostre cose. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli carissimi, presentiamo a Gesù le nostre suppliche affinché per intercessione di Sant'Antonio effonda su di noi la sua misericordia. Diciamo insieme: ascoltaci il Signore. Ascoltaci il Signore. Dalle famiglie. E io sono convinto, se una persona arriverà a fare delle leggi giuste per gli altri, per la famiglia, eccetera, perché è stato educato questo. Tutto si raccoglie, il seme seminato. Se il seme è buono, chiaramente, dico a quel livello, ma dico anche dei papà di famiglia, mamme di famiglia, che sanno veramente ieri sera, sono stato fino alle 2:30, ma sono ad una coppia di amici, degli amici, che adesso hanno 3 bambini, che li ho conosciuti quando erano ancora verde. E allora siamo stati insieme, abbiamo mangiato qualche cosa a casa, qui, e abbiamo chiacchierato, parlato del più, del meno, di tante cose. E io alla fine mi sono andato più ricco, io, che non ho dato niente a loro, ma ho raccolto tutto quello che è stato seminato. E dico, non si può fare nella stragrande maggioranza delle coppie, delle famiglie di oggi questo. Ed è bello, fratelli, perché, ripeto, oggi abbiamo fatto la preghiera, abbiamo affidato a Sant'Antonio questi bambini, eccetera, e subito pensavamo, quale futuro? Ma io dico, il futuro non è soltanto di quelli che stanno facendo, tentando di fare le leggi, ma il futuro lo dobbiamo cominciare noi, nei nostri ambienti, nelle nostre famiglie, il futuro lo dobbiamo cominciare noi. Un'altra icona, quasi come riassunto, quindi attenzione, attenzione ragazzi, attenzione, guidateli i vostri ragazzi, guidate i vostri figli, i vostri nipoti. Vi dico una cosa a proposito dei nipoti: le nonne non finiscono mai di essere genitori. Se mia figlia, grazie a te Signore, padre, fa lavoro, più genitori, e che può, vi vengono a portare i bambini. Nonne, gioite in questo, perché avete ancora la capacità di prendere per mano i vostri nipoti e di dire Ave Maria, piena di grazia, capite? Di comunicare, di insegnare quelle che erano i catechismi della volta. I vostri figli saranno pure bravi, però non hanno il tempo, il segno della croce, certe cose, gioite dai, no, non vi sentite sangue e accogliere Cristo Gesù. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto Gesù. Accogliere un figlio, accogliere una figlia, sì, ma è difficile, quello che esiste nel mondo e c'è, ma volete che Gesù Cristo non vi aiuti? Che Gesù Cristo è più potente di tutte queste negatività che noi stiamo vivendo attorno? Impegno che ci mettiamo davvero a vivere la nostra vita in quella santità, in quelle beatitudini. Questo è un altro ragazzo che fa parte del nostro, della nostra seminazione, va? Grazie, comunicati. Angelo è uno dei fratelli del gruppo della contrada del Giglio. Io sto conoscendo ieri sera pure con quella coppia, ne abbiamo parlato, di questa animazione, di questa presenza bella. Auguri, buon cammino.